a tutti amici e bentornati in Soma! Soma Matreus, sei pronto a vivere? Soma! Aspettate amici, come al solito io sono Bruce, qui con me c'è Matreus, sei pronto? Sì, non tirare per le lunghe, vai! Vado, inizio. Mi raccomando, pollice su, like, inizio. Scopriremo di tutto. Simon ha raggiunto il sito Free, dove intende lanciare Ark nello spazio con il cannone spaziale Omega. E siamo arrivati qua al cannone spaziale Omega, eccolo lì. E come vedete è una sorta, sembra una sorta di planetario così, però credo che dobbiamo andare di qua, penso. Sì. Poi non riesco a capire perché è sott'acqua, però. Cioè perché non è chiuso. Ok, ci sediamo. Matreus, vai. Per l'ultima volta. In teoria lei ha detto che dopo lanciato dovremmo trasferirci, però. How do you operate this thing? Don't know, I never tried this one. Ah, non lo sa, va bene. These are notoriously easy to use, so it shouldn't be a problem. Va bene. Allora, abbiamo una sorta di inquadratura qua di sto coso che va avanti e indietro. Ah, è il proiettile qua, lo aggancialo. Lo agganciamo. Lo tiriamo su. E ora lo sposto là. Là. Eccolo. Fatto, fatto. Ce l'abbiamo fatto. Okay, ready when you are. Just hit the button and we're off. But we need to transfer our minds to the other. Infatti, we also need to make sure it launches at all. So I tied them to a single switch. Just push the button. And ah, praticamente pulsante via, eh. Matreus. Vado? Vai. E poi non dove cavolo è il pulsante? Questo, questo? È quello lì sopra. Vado? Vai. Schiaccialo te. Dai. Bracing myself. Well, push the button when you're done. Premuto lui, eh. Contatore. Scansione. 20 seconds. What's the matter with the upload? Just give it a second. Thought you guys would have better bands. Perché sta scansando Katherine e me no? Ah no. Katherine è eseguito. 10 seconds. Oh! 9. 8. Poco. 7. Poco, non so. 6. You gotta be kidding me! 5. What? 4. 3. Ce l'ha fatta, seguite. Oh! No. Perché siamo ancora qua? Infatti. Catherine? I'm here. What the hell happened? What went wrong? Nothing. Ah, giusto, ha fatto una copia di noi, è giusto. No. We were getting on the ark. I saw it. It finished loading just before it launched. Yeah, I saw. Then why are we still here? Simon, I can't keep telling you how. Sì, ha ragione, ha fatto una copia di noi. You know why we're here. You were copied onto the ark. You just didn't carry over. Infatti. You lost the coin toss. We both did. Just like Simon at Omicron, just like the man who died in Toronto 100 years ago. This is bullshit. We came all this way. We launched the Ark. I know it sucks, but our copies are up there. Catherine and Simon are both safe on the Ark. Be happy for them. Are you crazy? We're gonna die down here with those fuckers. Quei due stronzi, c'è noi. They're not us. They're not us. I'm sorry you feel that way, Simon. I'm proud of what we did. We made sure that something of the hundreds of thousands of years of human history survives, that something lives on. No, fuck this! Fuck! Fuck this! Fuck you!
Fuck you, Catherine, you lied. And I believed in you, I trusted you. You said we're getting on the fucking Ark. We are on the Ark, you idiot. I didn't lie. I can't be... Cattivissima lei, tra l'altro. Sputtanato. Sminchiato tutto. Catherine. Si prega di riprovare. Catherine? Catherine? Cioè, Matreus! Non abbiamo scoperto com'è su Ark, però. Non abbiamo scoperto com'è su Ark, però... Cioè, questo finale, se ci vai a pensare, è giusto? Perché è giusto? Perché, in realtà, la coppia di Catering e la coppia di Simon stanno vivendo su Ark pensando... che loro hanno salvato Ark. Cioè, nel momento in cui ha finito la coppia, loro sono partiti e c'è un Simon che dice a Catherine sostanzialmente: grande Catherine, ce l'abbiamo fatta, siamo su Ark. E loro credono di essere vivi. Cioè, vivi nel senso... Invece, i due che sono rimasti qua non sono vivi e probabilmente saranno morti. Dico probabilmente perché questo finale dà da pensare... che probabilmente forse ci sarà un seguito. O comunque ci potrebbe essere un seguito a Matreus. E tutto ciò è fantastico. Tutto ciò è fantastico. Intanto che vediamo qua tutti quelli che hanno garantito questo gioco, che non so se vuoi dire, però per me è un capolavoro. Potrebbe essere tranquillamente un film di Hollywood, tranquillamente, questo gioco qua. E devo dire che è stato eccezionale. Eccezionale sia giocarlo, sia viverlo, sia scoprire pian piano i segreti, perché alla fine la cosa bella di questo gioco è che non è che ti ha raccontato tutto, nel senso con una trama così. Ti ha sbattuto nel gioco e man mano capivi le cose. E più lo guardi e più scopri. E noi l'abbiamo giocato veramente bene, Matreus, perché siamo andati veramente a esplorare qualsiasi cosa. Abbiamo provato qualsiasi cosa, laddove c'erano due scelte ovviamente ne abbiamo fatta una, sempre razionale al gioco e razionale al personaggio in cui eravamo. Quindi secondo me abbiamo giocato alla grande. Non so cosa ne pensi tu, io penso questo. E secondo la me... La parte più bella secondo me... Parla. Esprimiti. Sono i trapani che fanno minuti. Le scintille. Ah, insomma, abbiamo visto che a un certo punto non ne facevano più. E comunque notate una cosa, guardate le persone che avete visto, non sono tantissime. Se vi ricordate i giochi che abbiamo già finito, fa un elenco di persone abnormi, qua sono veramente poche. È già finito, dimostra il fatto che comunque questo gioco, pur essendo tra virgolette lungo, perché comunque ci abbiamo speso 9 quasi 10 ore se guardate tutti i gameplay, in realtà attenzione, succede qualcosa? Ma no, Swark è così? No, non lo so. E siamo sulla sedia senza tuta. Wow, is this? Did it work? È quello che dicevo prima, amici. Tu dici che questo è Ark? Può essere. Beh, fuori c'è il sole, sembra. Però ricordiamoci che Ark... Noi abbiamo anche caricato su una prova di Ark... dei... un mondo. Dei paesaggi, sì, diciamo. Esatto, un mondo. Perciò non può anche non essere. Beh, a me sta piacendo fuori, è com'è. Cioè, guardate la... Cioè, cosa hanno creato questi sviluppatori? Fa impazzire sta cosa. Cioè, questi sono dei geni. Bastano poche persone. Poche persone messe bene con delle idee giuste. Guardate qua. Guardate. Guarda la cascata come è fatta bene. Bellissima. Siamo su Ark. Ma a questo punto voglio cercare... Io voglio cercare Catherine. Ma ce l'ha un ponte. Ma guardate, amici, adesso io sfrutto questi minuti qua di questo gameplay anche per farvi vedere
e ammirare veramente cos'è il designer del gioco. Cioè, veramente, questo qua è praticamente come... Chi è che non vorrebbe vivere in un posto così? Io ho paura che andando avanti prima o poi finisca questa simulazione. C'è Tim. Vediamo cosa c'è. Io ho paura che finisca perché è troppo bella. Test di calibrazione versione 0.3, neanche una versione molto evoluta. Benvenuto. Se stai leggendo questo, hai avuto accesso ad Ark. Questo test è pensato per offrire agli sviluppatori una migliore comprensione della tua esperienza soggettiva, per poter massimizzare il tuo benessere. Ti invitiamo a procedere con il test. Come descriveresti le tue condizioni fisiche? Mi sento normale, mi sento pieno di energia, una versione migliore di me stesso, mi sento un estraneo, mi sento fasullo, come se non fossi una persona vera. Io mi direi mi sento pieno di energia. Io ho questa sensazione qua. Anch'io. Come descriversi le tue condizioni mentali? Mi sento normale, mi sento disconnesso come se la mente fosse separata dal corpo. Mi sento diverso, con un carattere differente, mi sento perso, non esisto più. Mi sento normale. Stiamo immedesimando, eh. Come descriveresti i tuoi sensi? Normali come previsto, mi sento più sensibile e consapevole di ciò che mi circonda. Mi sento bloccato, mi manca uno, io direi la seconda. Sì. Come descriversi la sensazione? E furono 800 domande, a 1000. Come descriversi la sensazione della tua nuova condizione? Gradevole, non mi piace, è sconcertante, è gradevole. Anche a me molto più che gradevole. Sì. Però c'è solo gradevole. Ti turba il fatto di non essere più in senso stretto un essere umano? Non, no, sto bene. Mi sembra di aver smarrito me stesso. Sì, sono in lutto. Non mi importa che forma assumo pur di sopravvivere. Io non sto bene, anch'io. Siamo d'accordo adesso. Come percepire? Perché siamo immedesimati nel gioco. Pensate a giocarlo col tipo Locus Rift o realtà virtuale. Sarebbe eccezionale e sono sicuro che lo faranno. Come percepisci la tua nuova esistenza? È una diretta prosecuzione della precedente. Come un nuovo capitolo della mia vita. È come rinascere. È qualcosa di completamente diverso senza alcun legame. La due. È come un nuovo capitolo della mia vita. Io metterei invece come rinascere. Che è più di questo. Vabbè, scegli te. Allora, facciamo la due, dai. Sì, no, forse può essere. No, l'altro era troppo esagerato. Pensi che questa nuova esistenza sarà degna di essere vissuta? Sì, tanto quanto la precedente, sì. Ma avrà meno significato. Forse troveremo un nuovo senso della vita. No, è troppo distante. Io direi sì, tanto quanto la precedente. Che se io direi un po' di più, però. Anch'io. Preferiresti essere escluso dal progetto e accettare la morte? No, forse dovrei. No. Attenzione, le tue risposte sono state salvate grazie alla partecipazione il team di Ark. Là. Ma non è che mi ridà, no. Gettone, non è. Non so. Il gettone. Proseguiamo. Sembra come se là ci fosse qualcosa. Sì, c'è qualcosa, credo. Avete presente le foto che vedevamo? Te le ricordi le foto? Vedevamo, uguale. E praticamente credo che ci sia quella costruzione lì che... Calma, intanto ci abbiamo il tempo, perché... Bisogna sapere apprezzare. Veramente... Cioè, correre non serve a nulla, bisogna sapere apprezzare veramente il gioco. Io non lo so, io... Il gioco è bello. Il gioco è bello, ma se ve lo fanno vedere tagliato, che non si capisce niente, eccetera, eccetera, è inutile, va apprezzato anche voi che lo guardate, voi che vi piace vederlo, che avete seguito tutta la serie, siete arrivati fino a qua, dà una certa sensazione di bellezza incredibile. Questo gioco è un vero capolavoro e lo sta dimostrando anche in questa puntata. Catherine? Guardate, questa è Catherine. Catherine! I can't believe we actually made it. E io cosa t'avevo detto? Ci sarà uno di noi che dirà sì, ce l'abbiamo fatta, vedi? Pathos 2. It's okay, Simon. Everything's all right now. Qua siamo sparati. Eccolo lì, vedete, Ark, il satellite. Ovviamente. Con i pannelli solari. Questa è la Terra. Che non l'abbiamo vista, guardate, è totalmente distrutta. Quindi in realtà la è. Abbiamo ucciso l'ultimo essere umano? Può essere.
quello del sole. E se ne va. Non si Io sa dove. Spero sempre che ci sia una cosa così dopo i titoli di coda. Un colpo di scena, diciamo. Qualcosa. Un colpo di scema. Ah, questo gioco. Però tu pensa, questi che siamo comunque noi sono consapevoli di essere su Ark, mentre altri, cioè gli altri due, sono consapevoli di essere morti praticamente. Come Catherine. Cioè, prima che dicevo, esatto, che c'era uno di te, 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 uno di te. Hai giocato a testa e croce, hai perso. Esatto. Nel senso, questo era eccezionale. E c'è la faccia di Catherine adesso. Fantastico, amici. Completo. Ma prego, un applauso. Fate un applauso anche a voi che state vedendo il video, perché bello, però grandissimo. Dimmi. È bello così, però io avrei magari fatto giocare di più su Ark. Sì. Fatto una. Ma io credo. La butto lì. Poi magari non è così. Mi aspetto un continuo di questo gioco. Mi aspetto un continuo. E sarebbe. No, sarebbe bello se fosse doppio. Nel senso che parte sul nostro personaggio. Che fa vedere il nostro personaggio. La butto lì e poi magari. Un'idea, eh. Parte che fa vedere il nostro personaggio sulla Terra, che cerca di sopravvivere in quello che rimane tra wow, eccetera, eccetera. E magari parte del nostro personaggio su Ark, che anche lì vive e sopravvive. Cioè fare tipo un mix to mix, un po' di qua, 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 un po' di qua. Potrebbe essere un'idea. A me piace. O per un continuo o per un DLC. A me sarebbe piaciuto molto vedere la città. Sì, anche a me, però... Però... Devo dire che ci sta. E avevo anche, pur non essendo, non avevamo visto ancora l'Ark e questo finale qua, ti avevo già detto, Matres, guarda che sicuramente ci sarà un Simon e una Catherine che si troveranno, e ce l'abbiamo fatta, e in effetti è successo esattamente così. Comunque, Matreus, per Soma è tutto, amici. Commentate, dite come la pensate, dite se volete, se vi è piaciuto il finale, se ne vorreste un altro, quale finale preferivate, nel senso, magari no, io preferivo Amon che finisse, che il gioco finisse così, finiva così, eccetera eccetera. Vabbè, insomma, vedete un po' voi. E fareste un seguito? E se sì, come? Ma vedremo. Comunque, da Amorus e da Matrix è tutto, ci vediamo al prossimo futuro video. Mi raccomando, tanti like, pollici su, commentate, condividete il video, fatelo vedere a un vostro amico, perché questo gioco è un capolavoro e mi piacerebbe vedere un film su questo gioco. Una serie TV, boh, non so. Damorus e da. È lungo serie TV. Damorus e da. Matrix. Ci vediamo al prossimo tutto video. Ciao a tutti. Ciao.